riflettere su quegli 11 anni di gloriosa carriera, più di 6 milioni e mezzo di clienti in tutto il mondo e infinite vittorie nelle competizioni realistiche, in Peugeot hanno ritenuto che i tempi fossero maturi per rispolverare il progetto 206. Tempi più che mai propizi per una city car dai contenuti onesti e un piccolo prezzo. Bastava rifarle il look e aggiungere al nome una parola distintiva. Nasce così la 206 Plus. Ridisegnata per trasformarsi in una Mini 207, la nuova Plus presenta un anteriore dalla generosa presa d'aria e proiettori smisuratamente allungati. Anche in coda l'allineamento alla 207 è lampante, con quel fascione paracolpi nero ad aumentare la sensazione di robustezza. Stesso discorso salendo a bordo. L'abitacolo di 206 Plus attinge a piene mani al mondo 207. Disponibile anche un pacchetto che fornisce volante in pelle e cromature su pomello del cambio, pedaliera, freno a mano e strumenti. Due i motori. Il benzina, un 1100 da 60 cavalli, totalizza consumi davvero ridotti, 5,7 litri per 100 km nel ciclo misto. Le emissioni di CO2 di 135 grammi al chilometro rimangono al di sotto dei limiti stabiliti per accedere agli incentivi statali in caso di rottamazione. Sul fronte diesel, il motore 1.4 eroga 70 cavalli e si rende protagonista di consumi ancora più contenuti, 4,2 litri per 100 km nel ciclo misto. Anche le emissioni di CO2 sono più basse, 112 grammi al chilometro. Incentivi compresi, si parte da un prezzo di 7.900 euro.